Signore e signore, più cordiale buon pomeriggio e ben ritornati questa domenica pre-pasquale, la domenica delle Palme. Siamo qui in diretta alla Palaforte per una seconda finale. L'abbiamo vissuto la finale Coppa Italia di Serie B, vinta dal Trissino, dall'Hockey Trissino, per 6-3 supplementari, e oggi ci aspetta un'altra bella finale perché Decoro Le Matera contro il CGC Viareggio, due grandi squadre che vogliono questa Coppa, perché comunque è uno dei pochi allori che possono annoverare una squadra di Serie A2, e quindi ci sarà tutta la voglia di portarsi a casa questo trofeo che prelude poi alla fine di stagione del campionato cadetto con la promozione in Serie A1, la definizione delle due classifiche. Siamo già qui in diretta, Francesco, siamo qui in diretta per ascoltare anche i protagonisti. Abbiamo qui uno dei protagonisti, Mimmo Capolupo, buon pomeriggio. Insomma, è una bella partita, caro Mimmo, perché insomma ad Ecom è già un grande successo che sia qui, però penso che la si voglia giocare fino all'ultimo. Certamente, noi siamo onorati e felicissimi di essere già qui, perché i programmi iniziali erano di lavorare e fare bene per fare un campionato tranquillo e darci una stabilità su quel che è il progetto nostro. Ci troviamo qui, siamo felicissimi di trovarci qui, è chiaro, è una grande opportunità, siamo consci dell'avversario di grandissimo valore, però noi ci giochiamo questa opportunità. Però è la progressione della Decom in un paio d'anni, perché i vostri giovani stanno crescendo. Ieri il gol di Ferrara penso che sia l'esempio di questa vostra crescita dal basso, e a cercare magari in 2-3 anni di ritornare in quel posto che forse Matera vuole arrivarci. Diciamo che adesso abbiamo tutti gli ingredienti che servono, nel senso che gli allenatori del settore giovanile stanno facendo un grande lavoro, dopodiché c'è la squadra faro con un signor mister che è Valerio Antezza, che li raffina, li specializza, quindi ogni tassello sta al suo posto, il tempo ci dirà come lavoriamo. E penso che anche il tessuto sociale del Matera, a livello sportivo, insomma, in tanti sport, però penso che si sta ritagliando un piccolo angolo l'hockey pista in Matera già da diverso tempo. Certo, io voglio dire, a Matera c'è una fortissima concorrenza sportiva, perché abbiamo tutti gli sport, è una città. Essere riuscita ad avere, lo sapete bene, nell'hockey pista abbiamo l'alto numero più alto di destra. Io voglio dire questo a tutti i colleghi, presidenti, allenatori: attenzione, è dall'interno che si forma il numero. Quest'anno abbiamo avuto una percentuale di retention dei bambini che è meravigliosa, un 90% di retention, non si era mai verificato prima. La società ha fatto un grande lavoro, ma vi dico una cosa, mettete in campo con i ragazzini allenatori che amano l'hockey su pista, perché li contagiano e li danno questo entusiasmo, quella è la chiave di tutto. Mimmo, come sempre, grandi parole, ti ringrazio. Io spero, penso che ci vedremo anche tra qualche ora per la finale femminile, perché ci avete una bella pomeriggio. Grazie a voi. In bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie. Siamo qui anche con Massimiliano. Prego, prego Massimiliano. Aspetta, ci giro di qua. La regia mi dice tutto bene. Penso che Viareggio, insomma, è una grande città e questo è un palcoscenico, un pre-palcoscenico di quello che magari c'è la volontà anche da parte della società di arrivare l'anno prossimo, ma io penso che ci sono tutti gli ingredienti per dare una grande partita questo pomeriggio. Sì, penso la cosa fondamentale è proprio il discorso di l'aspettativa di una bella partita, comunque fra persone che si conoscono, che da poco si sono affrontate anche in campionato, perciò sicuramente spero che ci sia un bello spettacolo, quello sicuramente per tutti, a prescindere. Vediamo dagli spalti che anche la città, che se non è proprio Forte Viareggio, è sempre solita no, diatriba comunque con, sì, esatto, però penso che la risposta del pubblico c'è anche nelle partite casalinghe, ma penso ci sia anche questo pomeriggio qui. Il nostro pubblico è fondamentale, è la persona in più in campo che aiuta i ragazzi a dare qualcosa sempre in più, e ci teniamo e gli vogliamo bene proprio, infatti vengono sempre ringraziati, perché è giusto che sia così, perché ci servono ovunque. Il CGC insomma sta lavorando anche da tanti anni a Cantera, il vivaio del bianconeri è sempre stato uno di quei punti in cui l'hockey pista ha sempre messo un puntino importante, sempre con una di giocatori, ma penso che anche dal basso stanno crescendo, il CGC sta investendo tanto anche a livello giovanile. Sì, diciamo, la ricostruzione deve sempre partire dalle fondamenta, e abbiamo un'ottima leva, degli ottimi ragazzi che poco alla volta crescono e poco alla volta stanno venendo nelle varie serie, perciò Serie B intanto e poi magari in A2 è successo, e speriamo presto anche in A1, questo sì.
Speriamo, una delle volontà della vostra società, con il presidente Palagi, è proprio quello di passare categoria. C'è ancora un mese e mezzo, circa due, per arrivare a questo obiettivo, primi in classifica. Oggi però c'è questa Coppa Italia, penso che sia uno di quegli obiettivi da centrare. Sicuramente è un obiettivo a cui teniamo, che vogliamo, diciamo, dare molta attenzione, e anche per dare importanza sia al nostro pubblico che a noi stessi, che si sta facendo bene, che è essenziale questo, automotivante, diciamo. Grazie, in bocca al lupo, grazie a voi Massimiliano, grazie per il vostro tempo, anche al Matera per il tempo dedicato. Qui ci sono gli ultimi dettami tecnici, vediamo Antezza che sta proprio partendo, probabilmente il ritmo che è mancato a tratti della Decomo ieri. Quello che è mancato invece al CGC ieri, guardando a 24 ore fa, è un po' di blackout durante la gara, non un ritmo che siamo abituati a vedere al CGC, cioè arrembante e preciso. Penso che sia Biancucci abbia lavorato tra oggi e ieri proprio per cercare di dare subito lo spinta giusta ai bianconeri per arrivare pronti a questo obiettivo che è la Coppa Italia di Serie 2. Noi siamo ormai pronti per entrare direttamente in pista con Gabriele Pellizzaro e Lorenzo Venè. Prima di ascoltarli però ci sentiamo i due allenatori che ci hanno rilasciato le seguenti interviste. Siamo in compagnia di Raffaele Biancucci, allenatore del Centro Giovani Calciatori Viareggio. Prima domanda, ma com'è l'atmosfera a Viareggio? Viareggio è una città che ha grande tradizione e grande cultura di hockey, per cui anche se ultimamente le presenze sono ridotte in città, certe situazioni si sentono. Io ti raccontavo prima fuori onda, stamattina sono uscito, una persona mi ha detto: mister, allora oggi ce la facciamo. Quindi è sicuramente una città che vive di hockey, anche se in questo momento è un po' sopito. E sentiamo anche in sottofondo già i primi tifosi del Viareggio che stanno arrivando qui al Palaforte in vista della finale contro Roller Matera. Che finale si aspetta, Raffaele Biancucci? Una finale senza nessun pronostico. Già le partite secche di suo sono partite a sé stanti. Si è visto ieri dove il Trissino strafavorito ha preso a 5-1 dal Follonica, la nostra stessa partita, per cui sono partite che non hanno, diciamo che non hanno logica. In più questa è una squadra di ragazzi di buon livello che corrono, Piozzini è un giocatore importante, hanno dopo noi la difesa meno battuta del girone B della Serie A2, abbiamo fatto una partita dove abbiamo vinto noi ma molto molto tirata, per cui può succedere qualunque cosa. In una partita secca, è una finale, può succedere tutto. È una finale in tutti i sensi, ma affrontare una squadra del vostro girone è un vantaggio oppure no? Non lo è, secondo me, nel senso che sì, li conosciamo ma anche loro conoscono noi, quindi si pareggia la situazione, diciamo così. Noi siamo qui chiaramente, come dicevo ieri, il centro quando partecipa a una manifestazione ha l'obbligo morale di provare a vincere, quindi siamo qui per cercare di vincere, però anche loro, quindi
In bocca al lupo a Raffaele Biancucci al Centro Giovanili Calciatori Viareggio. Grazie. Siamo in compagnia di Valerio Antezza, allenatore del Roller Matera. Finale della Coppa Italia di Serie A2, perché con il Roller Matera ce ne sono due di finali. Quella delle 18, lo ricordiamo, in programma contro il Valdagno, sempre in diretta sul canale YouTube Fisro Key Pista. Andiamo alla gara delle 15 contro il CGC Viareggio. Cosa si aspetta Valerio Antezza? Sì, infatti non mi ricordare che dopo c'ho anche un'altra partita. Andiamo una alla volta. Sì, ora abbiamo il Viareggio, una gran bella finale per noi, perché era un obiettivo che ci eravamo posti a inizio stagione, l'abbiamo raggiunto, ora manca un piccolo passo che è quello di vincerla. Sappiamo che troviamo un Viareggio in salute, che sta dominando il girone centro-sud, l'abbiamo trovato 15 giorni fa, purtroppo è stata una serata infelice per noi, non abbiamo avuto un approccio positivo alla partita, secondo me potevamo fare meglio, stasera abbiamo un'occasione per rifarci. Ho fatto la stessa domanda a Raffaele Biancucci, il fatto di conoscervi è un vantaggio o uno svantaggio? Beh, penso che da un lato può essere un vantaggio, ma queste partite qua puoi fare tanti programmi, ma alla fine ti si può, rovinare tutto addosso in un attimo. Quindi poi con una squadra giovane puoi programmare la partita in un determinato modo, poi magari ti si presenta una situazione completamente diversa e devi essere bravo a trovare una soluzione rapida. Forse la differenza tra noi e loro è proprio questo, è che loro hanno dei giocatori che sono più abituati a fare partite di questo tipo, noi invece siamo tutti alla prima esperienza, un club giovane con dei giocatori giovani, quindi possiamo pagare questo scotto, come può anche essere che mi entrano e mi fanno una partita della vita giocando uniti e come sanno fare. Vediamo, sicuramente sarà una bella partita. In bocca al lupo Valerio Antezza e il suo Roller Matera. Grazie mille. Francesco Ferrari e Lorenzo Venè alla postazione telecronaca. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti. Ieri Lorenzo l'ho chiamato penso 3-4 volte Leonardo, ma non è colpa mia, perché i meriti vanno a Leonardo Barozzi. Leonardo Barozzi, che ieri nella partita tra Trissino e Follonica, quante ne ha parate? Tante a dir poco, perché Leonardo Barozzi è stato fondamentale per la vittoria di ieri, assolutamente. Leonardo Barozzi, che è stato un protagonista con una maglia che vedremo tra poco, che è quella del Centro Giovani Calciatori Viareggio, e tra pochi istanti Roller Matera, Centro Giovani Calciatori Viareggio, sarà una sfida tutta da vedere. In primis Lorenzo, un primo aspetto che emerge: due squadre del girone B di Serie 2. Due squadre del girone B che sicuramente danno prestigio a questo girone del centro-sud Italia. Due squadre che si conoscono bene, l'hanno detto i rispettivi allenatori nel prepartita. Può essere un vantaggio come uno svantaggio per entrambe. E che si sono incontrate di recente, l'8 marzo a Matera, partita che terminò 4-2 per i viareggini grazie alle due doppiette bianconere di Puccinelli e Rosi in risposta alle reti di Gadaleta e Piozzini per il Matera. Quindi due squadre, possiamo aspettarci una partita tosta, anche se, come hanno dimostrato le partite di ieri, questa è un dentro fuori, oggi proprio una finale, una partita tutta a parte, diciamo. Allora, una sfida secca qui, intanto credo di conoscerlo il signor Gabriele Pellizzaro, di vista, sì. L'abbiamo già visto da qualche parte, il nostro Gabriele, che ha curato questa mattina la telecronaca fra Hockey Trissino A e Pico Mirandola, e curerà quella seguente fra il Roller Matera femminile e il Valdagno. Ricordiamo quel precedente in casa Roller Matera, non casa Roller Matera, quel precedente del 2018-2019, quando l'unica altra squadra, il Montebello, che riuscì a qualificare alle Final Four della Coppa Italia di Serie 2 e alla finale femminile della Coppa Italia, il Montebello in quella edizione vinse entrambe le competizioni. Da una parte e dall'altra possono esserci gli scongiuri del caso, ma questa è semplice cronaca, come è cronaca il coloratissimo tifo del Viareggio, bianco-nera, e la fede dei tifosi del Viareggio, che sono accorsi in massa nella giornata di ieri con tanto di palloncini, tanti ragazzi, tanto tifo, tanto che hanno dato una gran spinta, secondo me, alla formazione di Raffaele Biancucci per arrivare a questa finale per una squadra che, lo ricordiamo, capitoli della storia dell'hockey
ne ha scritti e parecchi anche. Sì, Viareggio, sì, una squadra importante per l'hockey italiano in Serie A1 e in questo momento in Serie 2, però per tornare ai massimi livelli. Squadra che come ha detto il mister, sia ieri che oggi, punta a vincere ogni competizione cui partecipa. Oggi per la Coppa Italia, le giornate precedenti, i mesi precedenti per il campionato. Infatti squadra prima nel suo girone, con miglior attacco e miglior difesa e con miglior marcatore del campionato. Perché Samuele Muglia è un protagonista a tutto tondo per quanto riguarda il CGC Viareggio e l'intero movimento del campionato e della Coppa Italia di Serie A2, perché alla voce classifica marcatori della Coppa Italia e del campionato, al numero 1, non dobbiamo andare molto lontano, 1 c'è Samuele Muglia. Sempre che... Samuele Muglia, sì. Samuele Muglia, sì, al momento capocannoniere, come dici, del campionato di A2, con 32 reti in 10 gare di campionato e dopo la tripletta di ieri 26 in Coppa Italia. Totale di stagione, se la matematica non è un'opinione, di 58 reti, un numero importante assolutamente. Però qui c'è il roller Matera. Qui invece c'è il Matera. Che non ha assolutamente sfigurato nel match contro il Modena. Una bella partita tirata, arrivata ai supplementari. Il passaggio del turno e la vittoria 5-2, lo ricordiamo, il successo del roller Matera. Ieri invece ai regolamentari ha vinto 4-3 il CGC Viareggio contro il roller Bassano. Poi vi daremo un'altra statistica a riguardo. Questa è la coppa contesa dalle due formazioni. Un roller Matera, società giovane, da una parte c'è la storia del CGC Viareggio, a destra vedete una società giovane che però si sta già consolidando nel panorama del campionato di Serie A2 e non solo, perché tra poco vedremo il roller Matera femminile giocarsi la Coppa Italia. Sì, un Matera che, come detto sempre nel prepartita, sta puntando molto ai giovani e tramite i giovani arriva a competere a livello nazionale, campionato, in Coppa anche con la prima squadra. Un Matera che per quanto riguarda la maschile in campionato si trova al momento quinta in classifica con 19 punti, con una partita in meno, 6 vittorie, un pareggio, 3 sconfitte, 45 reti fatte, 37 subite. Sono numeri buoni per una squadra molto giovane. E c'è da sottolineare anche che la squadra femminile, che alle 18 scenderà in pista per sfidare il Valdagno nella finale di Coppa Italia femminile, è qua a tifare proprio la squadra maschile che milita nel campionato di Serie A2. Ricordiamo anche una giocatrice in comune in queste due formazioni, Pamela Lapolla. Assolutamente, giocatrice in comune che dà prestigio assolutamente sia all'hockey femminile che al Modena, che al Matera stesso. Ti ho chiamato Lorenzo Leonardo, puoi fare questo assolutamente, anzi, più che perdonato. Grazie. E diciamo, da una parte, tra poco vedremo anche, sentiremo l'inno di Mameli, tipico prima di ogni finale, anzi lo abbiamo chiamato, arriva subito il canto degli italiani che tra pochi secondi risuonerà qui al palaforte di Forte dei Marmi.
sempre un'emozione sentire il canto degli italiani, Lorenzo. Sempre bello, sì, sempre bello vedere anche il pubblico che lo sente, diciamo. In alcuni sport si fa sentire sempre prima di ogni partita, anche questa potrebbe essere un'idea da lanciare, chissà se possa piacere o meno. In alcuni sport c'è sempre prima del fischio d'inizio, quando arriva la presentazione delle due squadre, c'è il momento proprio dedicato alle due formazioni, con le due formazioni schienate al centro della pista, al centro del campo nel caso di altri sport, e l'esecuzione proprio dell'inno di Mameli. Qui vedete Capolupo, dirigente del Rallo Matera, che è stato intervistato pochi istanti or sono da Stefano Zamperin. Sentiamo il tifo in casa Viareggio, mi ha colpito tantissimo e me l'ha rivelato veramente tutto reale quello che avete sentito nell'intervista di Raffaele Biancucci, perché eravamo lì in chiacchiera e mi dice: pensa che questa mattina sono uscito di casa, una persona che non conoscevo mi ha chiesto: mi raccomando, portiamola a casa. Questa, ma che cosa vuol dire l'hockey per Viareggio? Ecco cosa significa, questa è la bellezza di questo sport. In alcuni territori significa tantissimo. Qui vediamo invece Berta Tarrida, giocatrice del Roller Matera, che sarà impegnata tra poco. Di spalle c'è Laura Minuto, responsabile del settore femminile. Sì, come dici, un'emozione, uno sport che si sta diffondendo a macchia d'olio e sta prendendo sempre più piede anche grazie al servizio che viene fatto di pubblicazione delle partite. Sicuramente aiuta ed è bello vedere che piace e che viene seguito. Abbiamo visto inquadrato primo piano per Joseph Elaosi, portiere. Ieri qualche lacrimuccia a fine gara, emozionato l'estremo difensore del Roller Matera per il passaggio del turno. Dedica alla famiglia, dedica anche alla mamma, bello sempre che nei momenti più belli si pensino agli affetti più cari. Questo qua io sono un romanticone, quindi lo apprezzo tantissimo. Io direi che questa sfida vede un'altra sfida, la cosiddetta sfida nella sfida: Corrado Piozzini da una parte, Samuele Muglia dall'altra. Ci sta, secondo te, come sfida? Può essere il titolo, la sfida tra questi due bomber? Certamente, è una sfida tra questi due bomber. Come dici, Piozzini, miglior marcatore della squadra, 21 gol in campionato e dopo la tripletta di ieri, anche lui come Muglia una tripletta nella semifinale, 16 gol in Coppa, totale di 37 gol in questa stagione. Non ha il numero di Muglia per ora, però sicuramente una grande sfida anche tra questi due giocatori. Sarà interessante vedere l'atteggiamento delle due formazioni in questi primi istanti di gara. Andiamo subito a darvi i quintetti con il CC Viareggio, con Gomez in porta, dall'altra parte Lausi, tutti e due numero 17. Con il numero 5 invece, intanto vediamo le formazioni grazie alla regia che ce le propone. Gli arbitri sono Silecchi e Celsi, Rondina e Fronte, questi sono la quaterna arbitrale. Le formazioni tra poco ve le leggeremo in un attimo di pausa. Intanto in pista, in casa Roller Matera, vediamo Monticelli, Piozzini subito che prova il tiro, insieme a loro con il numero 70 c'è Gavelletta, il tentativo di passaggio di Monticelli proprio per Piozzini, con il numero 2 Luca Santeramo, il portiere lo abbiamo già citato, e Josef Elaosi. Per quanto riguarda il CGC Viareggio, abbiamo già parlato di Gomez, portiere della formazione bianconera, con il numero 7 Rosi, con il numero 11 Danna, con il numero 9 Muglia e con il numero 5 Puccinelli. Eccoli qua i 10 gladiatori nell'arena qui del Palaforte per l'assegnazione del secondo trofeo di questa giornata. Il primo questa mattina, lo ricordiamo, vittoria del Trissino contro il Pico Mirandola, un successo per 6-3 che ha permesso alla formazione A, che milita nel campionato di Serie B della società trissinese, di portare a casa il trofeo. Festa a fine gara e anche emozione con Enea Pasquale, visibilmente emozionato per questo successo, così come Carlo Bertinato, l'allenatore della formazione trissinese. Intanto vediamo Luca Santeramo subito che prova a cercare di sfruttare una pallina che si trovava proprio nei pressi della porta difesa da Gomez.
Pablo Kerman Gomez è l'estremo difensore che vedete in casacca arancione con questa striscia, doppia striscia bianca e nera per lui. Danna, dopo Lorenzo faremo una valutazione anche proprio sulla gara che ci aspettiamo da parte di queste due squadre, perché sono due formazioni che si sono affrontate, l'hai detto tu, recentemente. Pochi giorni fa, perché era marzo, eravamo già nel mese di marzo, quindi non ce n'è passato tanto tempo. Avere questo ricordo fresco della partita può essere un problema per entrambe? Qualcuno ha già detto non bisogna pensare, l'hanno già detto i tecnici nel pregare, non bisogna pensare a quanto è successo proprio in quella partita, che lo ricordiamo si è giocata a Matera e, come hai detto tu giustamente, ha vinto 4-2 il CGC Viareggio. Certo, i tecnici devono preoccuparsi di non far pensare i loro giocatori alla partita, né i giocatori del Viareggio per non sottovalutare assolutamente l'avversario, né i giocatori del Matera per non demoralizzarsi ripensando agli errori di fatti durante appunto la partita di campionato. È una squadra, il CGC Viareggio, che sulla carta è favorita, è avvantaggiata, ma lo era anche ieri, lo era anche il Trissino in A1 contro il Follonica. Sono partite dentro fuori che vanno giocate con le motivazioni che regalano questo tipo di competizione. Vediamo Danna per Muglia, tentativo di passaggio in mezzo di Samuele Muglia. Eccolo qui invece con la casacca numero 11, Romeo Danna, inquadrato l'ex lodigiano. Fallo si riprenderà dal vertice basso dell'area della porta, difesa da Josef Elauzi in casa roller Matera. Vediamo se c'è subito, vedevamo Luca Santeramo verso la panchina, c'era il cancelletto aperto, ma in realtà era aperto per consentire alla detta la pulizia della pista di rientrare, quindi non ci sono capovolgimenti o cambiamenti nello schieramento della squadra allenata da Valerio Antezza. Primo fallo di squadra fischiato contro il roller Matera, ed ecco qui la battuta della punizione con Muglia. Ora è Danna, fascia da capitano per il numero 11 Santeramo, la riconquista Piozzini, fatica a controllarla ma prova il lungolinea ancora Rado Piozzini che cerca questo diagonale, attenzione, prova la conclusione la formazione materana con Gadaleta, c'è il muro Gomez, prima palata del portiere del Viareggio che ha dimostrato subito di essere in forma e chiudere subito la saracinesca. Sì, bravo qui Gomez che si ritrova da solo contro l'attaccante e è lasciato solo in area. Ottimo gesto difensivo del portiere, ma ho visto tutta la squadra in questi primissimi minuti iniziare molto meglio rispetto alla semifinale di ieri contro il roller Bassano, in cui nel primo tempo è stata molto assente, come ha detto poi nel post partita anche Muglia. Vediamo Danna, poi faremo un'analisi anche proprio sul roller Matera, sull'inizio della compagine lucana. Danna prova a metterla in mezzo per Puccinelli, pallina deviata, resta però in controllo della sfera la squadra guidata da Raffaele Biancucci, avanzata a grande velocità per Rosi, fermato dal raddoppio di marcatura, arriva anche il blocco di Gadaleta. Piozzini a cercare Monticelli che sfrutta la balaustra, il duello con Danna, attenzione a Danna che cade a terra, c'è il fallo numero 2 fischiato contro il roller Matera. Secondo te una partita dove i falli potranno incidere, Lorenzo, è difficile da dire in questo momento, sono passati solamente 4 minuti. Molto difficile da dire, però per come è iniziata abbiamo visto secondo me un Viareggio spinto molto di più in avanti rispetto al Matera, a parte questa azione il Matera non ha mai creato niente di eccessivamente pericoloso, invece il Viareggio è sempre più verso l'attacco. Se continua ad andare così come questo, un potenziale fallo, l'arbitro ha deciso di no, ma se continuano a giocare in questa maniera le due squadre, il Matera sarà costretto a fare altri falli di squadra. Diciamo che da una parte abbiamo visto il Matera arrivare alla conclusione in due occasioni, invece il CGC Viareggio azioni più manovrate, ha cercato azioni più costruite per quanto abbiamo visto in questi primi 4 minuti e 36 secondi di partita. È chiaro che è una finale, è un minimo di tensione, la faccia del minimo, perdonami,
la franchezza. Intanto Muglia trova il bastone di Elausi, in partenza di Piozzini che supera Rosi, pallino sotto le gambe del numero 7 che però riesce a recuperare e quindi nessun vantaggio per il numero 3. Attenzione però alla buona lettura da parte di Santeramo, pallina che viene liberata da Piozzini, questo diagonale che però sfiora il palo alla destra di Gomez. Ancora Danna dietro porta, il capitano viareggino per Puccinelli. Rosi orizzontale per Danna, ancora Rosi, calza lo sguardo, ci prova a servire in mezzo Muglia, la deviazione di Corrado Piozzini, inversione difensore, l'abbiamo accennato come attaccante. Intanto attenzione a questo missile di Gadaleta, il gambale di Gomez. Il Matera però quando tira rischia di far male. Matera tira molto bene, adesso ha deviato il tiro, però tiri molto pericolosi almeno finora. Andiamo a sentire il time out di Raffaele Biancucci. Avete visto? Meglio dietro, Avete visto che sono tre alti? Ci marcano altissimi, vengono qui a mangiare. Ok? Allora, non possiamo fare il tre piatto così, perché si va in difficoltà. Bisogna o ci si abbassa così e si fa il taglio, oppure si gioca a quattro con la schizzata del 9 centrale, perché vengono alti. Ragazzi, in sponda, ci vengono a chiudere, chiudono dietro porta. Non portiamo palle, perché poi si prende il contropiede, non andiamo in tre, perché si prende sempre fisso il contropiede. Se c'è il raddoppio si fa, se no non importa, l'importante è gestire bene. Se Piozzini ce l'ha lui, quando è campo. Dopo Stefano, con Stefano Zamperin, lo chiameremo in causa durante l'incontro, se avrà anche novità Stefano chiaramente potrà chiamarci e chiederci la linea in qualsiasi momento. Quadratura perfetta, perché sembrava che i giocatori del CCC Viareggio sapessero che ci fosse una telecamera proprio puntata su di loro e ci hanno consentito di vedere Raffaele Biancucci che era in procinto di dare quelle indicazioni. Abbiamo visto anche proprio l'espressione, la mimica del tecnico, tranquillità a mio parere, ha voluto infondere sicurezza, tranquillità. Tutte e due le squadre secondo me in questo momento non stanno commettendo dei particolari errori. Intanto vediamo il tiro incrociare di Luca Santeramo, ripartenza attenzione di Puccinelli che prova a superare Piozzini, all'indietro per Danna, c'è Monticelli sul numero 11 viareggino. Dicevamo, ha voluto infondere tranquillità, per il momento nessuna delle due squadre sta commettendo particolari errori, sono due squadre molto ordinate ed è interessante vedere anche come sarà lo sviluppo del match per capire se vorrà prevedere. Attenzione intanto a qualche scaramuccia fra Piozzini e Muglia, tutto ci sembra sotto gli occhi di Silecchia. Sì, da mantenere assolutamente la tranquillità almeno finora, due squadre che come dice non hanno fatto enormi errori, quindi vediamo. Spinta di, non so se c'era tutta questa forza in questa spinta, però più che altro l'enfasi l'ha messa il pubblico diciamo in questa occasione. Silecchia era lì, ha fatto questa decisione e ha preso questa decisione. Vediamo intanto il tiro di Santeramo che termina sul fondo. CCC Viareggio che ha il possesso della pallina, non so se avessi già interrotto il tuo discorso o volessi proseguirlo Lorenzo. No, diciamo che un Viareggio che come il Matera non ha concesso tantissimo, c'è stata qualche azione da parte di entrambi, qualche tiro non tiro, un palo importante del Matera, c'è da dire che per come sta andando la partita in realtà basta pochissimo perché si sblocchi secondo me. Vediamo anche Stefano a bordo pista che sta girando in zona panchine. Stefano, vai con la linea tutta tua. Sì, io penso che le squadre stiano ancora studiando, prendo un po' le misure, soprattutto per quanto riguarda le difese e capire qual è il livello di solidità. A livello di panchine Biancucci piuttosto calmo, come spesso ci ha abituato. Valerio sembra continua a impartire ordine ai suoi, soprattutto di velocità. Attenzione. Intanto occasionissima per Rosi, la respinta di Elausi, resta in avanti Muglia, il CCC Viareggio. Di quella reazione fra Muglia e, se abbiamo visto bene, il numero 70 Gadaleta. Gli abiti hanno lasciato correre, ha
A te la linea ancora, Stefano, non so se tu volessi proseguire ancora il tuo discorso. No, siamo a posto, perfetto. Quindi torniamo noi in cronaca con Rosi, che si aiuta con la balaustra, va via a Gadaleta il numero 7. Puccinelli, Danna, 8 minuti 5 secondi di gioco. Roller Matera 0, CGC Viareggio 0. Siamo alla finale della Coppa Italia di Serie 2. Attenzione, errore di Santaramo. Muglia, gol! Il gol di Samuele Muglia che sblocca il match. Rete numero 59 in stagione, perché il numero 9 del Matera, come dicevamo, miglior marcatore da una parte e miglior marcatore dall'altra. Andiamo a sentire Valerio Antezza. Tranquillo, tranquillo. Faccia su. La partita la state facendo voi. L'unico problema, non possiamo andare qui lenti con la pallina. Ci vuole l'aiuto dietro porta, scarico, giochiamo a tre qua. Vi ho detto, qui c'è tanto spazio, però non vi proponete sponda. Chi è senza palla deve andare in sponda. State facendo le giocate a tre, ma troppo prevedibili. Dobbiamo andare anche a fare un blocco qua o con la sponda. Oppure fate lo scivolo qui. Però fatelo un blocco per poi tirare. Quelli senza palla sono troppo fermi in questa zona. Ok, aiutiamo qua dietro porta o proponiamoci qui. Per il resto va bene. Dai, vai, vai, cazzo, dai, vai, dai. Tornate in postazione di commento. Prima cosa che hanno detto tutti i compagni di squadra e Valerio Antezza a Luca Santaramo: non è successo niente. Non è successo niente, l'1-0 lo sappiamo, manca ancora una vita, manca ancora più di metà del primo tempo, tutto il secondo, la partita è ancora tutta da scrivere. Per quanto riguarda il gol, quando lasci Muglia da solo contro il portiere c'è poco di cui stupirsi, diciamo. Diciamo che si è liberato benissimo, si è sbarcato bene, è stato fortunato ad avere la pallina perché ha sbagliato il difensore nell'intercettare il passaggio, però l'azione era voluta, il Viareggio voleva questo. Vediamo Gomez che è arrivato quasi al limite dell'area, hanno provato a superarlo con un pallonetto i giocatori del Roller Matera. Simone Bigatti è entrato al posto di Gadaleta, perde questa pallina ancora, questo diagonale di Samuele Muglia, come dicevamo, primo in classifica da una parte e primo in classifica dall'altra. Attenzione a questo asse quasi stile PlayStation per il Roller Matera, con Santaramo, Piozzini e Monticelli, che non è riuscito il numero 74 a trovare la via della rete. Ancora Bigatti che ci prova, non trova però la gabbia, difesa da Gomez. Gol può avere acceso un po' la partita? Sicuramente cambia gli animi dei giocatori, sia nel Viareggio che nel Matera. Ora, in questi ultimi istanti, un Muglia che è invogliato a tirare di più, a arrivare al 60° gol stagionale, questo sicuramente, e un Matera che deve ritrovare la stabilità, che il mister dice non, per il resto va bene, pochi errori. Sono stati sfortunati a perdere quella pallina proprio davanti all'area, è chiaro che la sfortuna è parte del gioco. Bigatti, ripartenza 3 contro 2 del Matera, Piozzini, il gambale di Gomez a rispondere al giocatore del Roller Matera. Sta iniziando un duello secondo me qua. Sì, qui ottima parata un'altra volta del portiere, la seconda volta che il Matera arriva in superiorità numerica e deve ristabilirsi un attimo il Viareggio nella fase difensiva, come ha fatto fino al gol. È entrato in pista Alex Raffaelli in casa CGC Viareggio ed è uscito proprio il marcatore dell'incontro, Samuele Muglia. Come dicevamo in precedenza, primo da una parte, primo dall'altra, il miglior marcatore nel campionato di Serie A2 con 32 reti e il miglior marcatore nella Coppa Italia con 27 gol, compreso quello realizzato pochi istanti or sono. Vediamo Puccinelli per Rosi, supera la linea di centropista, cerca di averla meglio su Santaramo, attenzione, e c'è l'aggancio, proprio una steccata a piena figura mi pare. Vediamo l'aggancio di Piozzini su Puccinelli, eccola qua, lo rivediamo, cartellino blu mostrato dall'arbitro Alessandro Eccelsi, rivediamo il replay. Qui il replay dell'intervento, si è rialzato intanto Puccinelli, che però è entrato in pista Muglia, credo sia uscito proprio Puccinelli,
perché in pista per il CGC Viareggio ci sono Raffaelli, Danna, Rosi e Muglia come quattro giocatori di movimento. Adesso riceve qualche medicazione proprio lo stesso Puccinelli, e dall'altra parte però c'è Muglia contro Josef Lauzi. Parte Muglia che prova la conclusione, trova però l'opposizione del portiere in casacca 17 in forza al roller Matera, e quindi il match resta sul punteggio di 1-0. Questa situazione è chiaro che in casa roller Matera ora va gestita, perché probabilmente l'eventuale capacità da parte della squadra di Valerio Intesa di superare questo periodo può dare anche uno slancio a livello emotivo. Però questo è forse uno dei periodi più delicati della partita. Intanto vediamo Raffaelli che prova subito a scaldare il guantone di Elausi. Dall'altra parte però il CGC Viareggio vuole sfruttare questa occasione, e vediamo che Raffaelli ci pensa anche alla conclusione della distanza. Manca un minuto e 17 ancora in superiorità numerica per la formazione bianconera. Sfruttare questo momento, perché l'onda forse è a favore proprio del CGC Viareggio. Certo, onda a favore, CGC Viareggio deve assolutamente valorizzare la superiorità numerica di questo minuto rimanente per allargare la difesa ridotta a tre, a triangolo, e cercare o un tiro pulito o comunque, eccolo qua. Gol di Alex Raffaelli che porta il punteggio sul 2-0, 11 minuti e 32 secondi nel corso del primo tempo. La rete firmata da Alex Raffaelli. Rivediamo il replay, perché anche questa azione non è stata per nulla male. Prima abbiamo parlato di una buona azione del roller Matera. Qui Muglia ha protetto bene la pallina dall'arrivo di Monticelli. La girata di Raffaelli sul secondo palo, eccola qua, riguardiamola da questa. Lui ha fatto tutto bene il CGC Viareggio, ottimo, secondo me. Ottimo gesto tecnico di Raffaelli, sì, molto intelligente Muglia a difendere bene la palla e a servire Raffaelli a porta vuota, e difensore del Matera costretto a stare tra la pallina e il giocatore libero. Quando c'è una superiorità numerica e viene gestita bene, è chiaro che aiuta. Alex Raffaelli, sono 12 i gol in Coppa Italia, la sua competizione, su 13 reti segnate in stagione, 12 sono arrivate nella competizione per assicurarsi la coccarda tricolore. Pronto, anzi è entrato in pista Ferrara in casa roller Matera. Nella giornata di ieri Ferrara ha dato il suo contributo, un buon ingresso in pista. Il giocatore del roller Matera, uno dei più giovani in forza nella squadra di Valerio Intesa, classe 2006, nato l'11 di agosto, qualcuno direbbe beato lui, e siamo abbastanza d'accordo, ma un giocatore che fin da subito Lorenzo sembra aver fatto emergere anche una certa personalità, e questo nel mondo hockeyistico in generale credo che non sia mai un difetto. Sì, assolutamente, la personalità è fondamentale in uno sport così fisico, se vogliamo. E sì, come dicevamo, il Matera che sta valorizzando alla grande il settore giovanile, e lo si vede, lo si può capire da giocatori come lui, classe 2005, come dici. E lo ricordiamo, un gol nella giornata di ieri, quello del momentaneo 4-2 nella prima frazione supplementare del match, dopo il 2-2 dei regolamentari. Gol del 3-2 firmato da Piozzini, gol del 4-2 firmato da Michele Ferrara. Il 5-2 lo ha realizzato Simone Bigatti. Attenzione ora Ferrara che prova a superare Danna, e c'è il cartellino blu per il capitano del CGC Viareggio. Dicevamo personalità di Ferrara? Sì, certo, personalità di un giocatore che nonostante la giovane età sta dimostrando. Danna è andato a dare un 5 ad Alessandro Eccelsi, non ha protestato il giocatore del centro giovani calciatori. Ora CGC costretto a 2 minuti, se riusciranno a salvarsi da questa posizione di prima, senza un giocatore, ma soprattutto in ogni caso senza il capitano. Vediamo come andrà a finire. Tiro di Corrado Piozzini, miglior marcatore del roller Matera.
fischia Chelsea, Piazzini contro Gomez, Piazzini, la parata doppia di Gomez, Piazzini riesce a liberarsi, ha provato poi il tiro in scivolata, il numero 3 del Roller Matera. Nulla da fare, la porta del CGC Viareggio resta inviolata. Adesso però ci saranno 1 minuto e 53 secondi a disposizione del Roller Matera. Rivediamo questo intervento. Piazzini, possiamo dire che però le ha provate tutte perché ha fatto tre tentativi. Il giocatore del Roller Matera si è ritrovato il muro di Pablo Gomez, adesso a sistemare un attimo la visiera. Stefano Zamperin da bordo pista, non so, hai qualche informazione da bordo pista oppure no? Stefano, dici pure la tua, intanto che vediamo anche che si sta spostando il nostro inviato a bordo pista. Qui intanto un'inquadratura proprio sul pubblico viareggino. A te, Stefano. Sì, ovviamente sta impartendo ordini qui vicino a me Valerio Altezza, tutto a Santeramo, che ha commesso l'errore decisivo che poi ha permesso al CGC di arrivare al primo vantaggio. Ora la superiorità numerica chiede proprio di creare uno schema già impostato proprio in allenamento. Voglio la linea Santeramo. Roller Matera che ora vuole provare a ridurre lo scarto, la possibilità è ghiotta per la formazione lucana. Piazzini, passaggio in mezzo a cercare Bigatti, l'intervento di Raffaelli, ora Muglia in avanti solo contro tre, arriva al tiro, c'è la deviazione col casco di Elausi, guadagna qualche secondo la formazione viareggina che fa trascorrere in questo momento, far trascorrere i secondi quando sei in inferiorità numerica fondamentale. È fondamentale, aiuta perché hai la possibilità di far, da un lato, di far trascorrere il tempo, e questo sì, anche per il vantaggio comunque. Esatto, e dallo stesso tempo mantenere il possesso della pallina, come vediamo sta cercando di fare il CGC Viareggio, può anche portare a un innervosire la formazione avversaria. Infatti il Roller Matera probabilmente in questo momento deve cercare anche di rimanere tranquillo e concentrata per evitare di rischiare qualcosa. Noi vediamo che Muglia cade a terra, non ci sono gli estremi per intervenire secondo la coppia formata da Eccelsi e Silecchia. Bigatti prova il passaggio per Piozzini. Dicevamo anche il far scorrere il tempo a livello psicologico può non far benissimo al Roller Matera, che adesso cercherà il prima possibile di arrivare a riconquistare la pallina. Sì, qua ad esempio abbiamo visto tre uomini tutti su Muglia che rimane a terra, e quindi successivamente un attacco 4 contro 2, un Matera che si sta scagliando in avanti. Ha provato Bigatti a soffiarla a Raffaelli, è riuscito a liberare il passaggio, non è arrivata la pallina a Gadaleta. Attenzione all'intervento di Gadaleta, non giudicato falloso. Bigatti prova il tiro, la deviazione di Gomez, ora è Muglia nell'angolo, il duello proprio con Gadaleta. C'è il fischio da parte di Alessandro Chelsea. Due falli di squadra fischiati contro il Roller Matera, uno contro il CGC Viareggio, ma già abbiamo già visto i cartellini blu mostrati dagli arbitri. Santeramo, Bigatti, ancora Santeramo, Bigatti prova il passaggio centrale di prima per Gadaleta, non arriva sulla pallina il giocatore con la casacca numero 70. Si conclude qui il periodo di inferiorità numerica per il CGC Viareggio con Puccinelli che rientra in pista, ma la riconquista subito Corrado Piozzini, gliela soffia però Alex Raffaelli. Muglia ora a puntare Santeramo, poi all'indietro la pallina per Rosi. Puccinelli, Rosi, Raffaelli, Puccinelli, Muglia, la fa circolare in questo momento il CGC Viareggio. Attenzione a questo tiro di Raffaelli che aveva forse creato qualche preoccupazione, però era arrivato prima il bastone di Luca Santeramo a evitare che la pallina arrivasse dalle parti di Elausi. Tiro di Raffaelli tecnicamente splendido, che con la deviazione ha rischiato solo di diventare più pericoloso per il portiere, perché comunque un tiro pulito anche per la vista del portiere, se vogliamo,
e con una deviazione può andare ovunque, chiaramente. Fortunato, se vogliamo, della deviazione qui il Matera, comunque para bene il portiere. Mancano 8 minuti e 28 secondi, da una parte e dall'altra come gestiresti questo periodo? CGC Viareggio può benissimo terminare il primo tempo 2-0, è un buon risultato, ottimo, che non ha concesso niente per quanto riguarda il tabellone al Matera. Per quanto riguarda il Matera, fare un gol aiuterebbe tantissimo nella ripresa, cioè aver fatto almeno un gol e non essere sotto di due reti sicuramente aiuterebbe parecchio. Quindi in casa, se tu fossi in Valerio Antezza, cercheresti comunque di chiedere ai tuoi giocatori di arrivare al gol quantomeno prima dell'intervallo? Sì. Vediamo Piozzini, Bigatti, prova il passaggio sotto le gambe Raffaelli, attenzione a Piccinelli che va via a Santeramo, chiuso però nell'angolo il numero 5, cade a terra, doppio della marcatura con Gadareta, la controlla più del dovuto e la trattiene il numero 5 Viareggino, attenzione però al tiro di Gadareta, la parata ancora di Gomez, ancora Bigatti che prova ad accentrarsi, cade a terra il numero 19, Piazzini prova il tiro, la parata di Gomez. Vedere un portiere che si alza è sempre un po' particolare, ci ricorda ogni tanto un po', l'ho visto fare da Simone Coroni. Intanto dall'altra parte il gol di Rosi che porta il punteggio sul 3-0 per il CGC Viareggio. Il gol del giocatore Liam Rosi, per lui è la rete numero 15 in questa stagione. Eccola qua, splendido tiro, un rovescio che si sa, il rovescio è il tiro preciso, diciamo, rispetto al piatto, e prende il secondo palo, spiazza il portiere, splendida rete. 3-0, sicuramente risultato molto più comodo da difendere per il CGC Viareggio. Risultato un po', partita che si complica per il Matera, la partita è ancora lunghissima, però il morale è tutto, diciamo. 9 gol in Serie 2, 6 compreso quello appena realizzato in Coppa Italia per Liam Rosi. Subito Bigatti a cercare di scaldare i guanti, in questo caso il casco di Gomez. Santeramo, adesso il Matera vuole accorciare subito e ritornare al passivo di due reti, è entrato in pista anche Monticelli, attenzione ora a Puccinelli. Raffaelli, il centro giovani calciatori, vuole andare in avanti, ancora il tiro di Raffaelli, la parata di Elauzi, pallina all'indietro, Puccinelli deve stare attento a non commettere infrazione di 5 secondi, cosa che invece avviene esattamente in questo momento. Momenti molto diversi tra loro, che immagino a livello mentale stiano vivendo nella loro testa i giocatori. Tra Viareggio e Matera, sì, certamente. Un Viareggio che adesso deve gestire un risultato sicuramente comodo, ma gestire un Matera che è sempre più motivamente aggressivo, chiaramente. Deve cercare il gol, ci sono andati vicini tantissime volte, un palo, una punizione di prima in cui ci sono state 3 esecuzioni. Questi tiri qua con 4 uomini davanti al portiere, non è difficile che entri la pallina, sta facendo una grande partita Gomez. E vediamo, infatti guardate il tentativo, attenzione del portiere che ha cercato di liberare. Danna è rientrato in pista, va dall'altra parte a provare a scardinare la porta di Elauzi, trova però l'opposizione dell'estremo difensore in casacca 17. Bigatti cerca di metterla in mezzo a cercare Piozzini, la deviazione, se abbiamo visto bene, di Raffaelli. Adesso la pallina riconquistata da Puccinelli, però è Piozzini ad avere ragione sul giocatore avversario. Scontro, la fisicità di Piozzini che ha aiutato il giocatore a vincere questi ultimi 2 duelli. Tiro di Santeramo respinto da Gomez, vediamo che roller Matera ci prova. Gomez però in questo momento, in questo primo tempo, non ha fatto passare letteralmente nulla e la sua presenza si sente in area, Lorenzo. Sì, in questo momento Gomez, poco da dire, perfetto, presenza in area si sente,
ma vuol dire davvero che si alza in piedi, si tuffa in mezzo all'area per intercettare anche i passaggi. Un grandissima prestazione di Gomez in questo momento. Puccinelli, tra poco andremo da Stefano Zamprin, anche, anzi ci andiamo ora Stefano. Sì, no, mi aspettavo un time out che non arriva, però insomma ha subito tanto questo terzo gol al Matera, un po' scollato, ha fatto delle belle azioni, attenzione ora con Santeramo, pande parata di Gomez, decisivo Gomez, volevo rimarcare il fatto, c'è il time out invece, vado subito da Biancucci. Tieni pure la linea Stefano, così sentiamo le indicazioni di Raffaele Biancucci. Ora è il momento di addormentare la partita, ora è il momento top della partita, eh? Ora c'è da rallentare il ritmo, rallentiamo il ritmo e giochiamo a 4 perché sono altissimi, c'è lo spazio nel mezzo in 9, giochiamo a 4, facciamo l'uscita, sì, e giochiamo. Ma quando giochiamo a 4? Se c'è Piozzino a questa parte qui, che è mancino, non è che cazzo bisogna dargli la palla, certo, o andare in quel senso, certo, lì. Che sì. Piuttosto andiamo una finta e la diamo di là e si fa dall'altra parte. Assolutamente. Assolutamente. Va bene, però occhio a quelle cose lì che partono un contropiede. Una non cosa perdiamo sola, ragazzi. Sai perché ci pressano? Perché riceviamo nel nostro campo. E da fermi. E siamo fermi. Se riceviamo sulla linea verde laggiù e veniamo fuori, non smettiamo di camminare. Dai, su, ragazzi, su, su. Bello quando senti anche le indicazioni e vedi che l'allenatore non è una figura, adesso captiamo e spieghiamola bene, in questo time out ci sono sentiti diversi pareri e abbiamo sentito proprio Raffaele Biancucci accogliere con favore le indicazioni di Danna e non solo. Sì, gli interventi di Raffaelli, sì, ma soprattutto di Danna, che ha dimostrato ieri in semifinale nei time out, ma dimostra anche adesso, un secondo allenatore in pista. Un intanto c'è il gol di Samuele Muglia con Alex Raffaelli che serve il numero 9 e c'è la doppietta per Muglia che arriva a quota 60 gol in stagione. Piccola protesta di Raffaelli per una c'è stata forse una piccola scaramuccia mi sembra con Corrado Piottini a tempo fermo, sì, ma gli arbitri non hanno giudicata da sanzionare e qui proprio Muglia nel finire del replay si vedeva un po' questo confronto dei due giocatori. Intanto però Muglia arriva alla rete numero 60 in stagione, 28 in Coppa Italia, 4-0 CGC Viareggio. Era difficile però pensare a già un divario di 4 reti in questo primo tempo. Però finora stiamo vedendo un CGC Viareggio ordinato che sta facendo la partita. Un Viareggio, sì, come dici, ordinatissimo, sta facendo la sua partita. Dovevano essere aggressivi prima senza concedere troppo in difesa. Qualche tiro del Matera molto pericoloso è arrivato, ma c'è stato uno splendido Pablo Gomez e un Viareggio che ne ha approfittato lanciandosi in avanti e creando tanto. Come diceva il mister adesso, calma, rallentare, che è tutto in favore del Viareggio. Ieri Muglia quanti gol ha fatto? Ieri 3. Oggi 2. Oggi 2, per ora. 5 in 2 partite per Samuele Muglia. Adesso la partita si gioca anche nella testa dei giocatori del Roller Matera che avranno come imperativo nell'intervallo probabilmente di azzerare questo primo tempo, di cancellarlo. Sicuramente sì, ora c'è da fare una rimonta, diciamo ripartire da un ipotetico 0-0 nel secondo tempo è un'impresa più che altro anche mentalmente, 4-0, 4 gol sono pesanti, sono tanti, il Matera deve ritrovare la sua lucidità, deve giocare come sa, come ha giocato ieri, come ha giocato per tutta la partita in cui è stato in vantaggio 2-0 e poi come ha giocato nei supplementari in cui comunque ha dilagato. Deve continuare comunque a creare azioni molto pericolose come quelle che ha creato finora. Ha preso un palo, c'è da dirlo. Nella punizione di prima ha trovato contro uno splendido Pablo Gomez che ha parato tre esecuzioni. Attenzione all'intervento di Samuele Muglia e c'è il cartellino blu del per il numero 9. Entrambi gli arbitri lo hanno mostrato al giocatore autore di una doppietta. Qui l'intervento
giudicato da entrambi i direttori di gara. Adesso il Matera avrà un tiro diretto a sua disposizione, qui inquadrato Gomez, che abbiamo chiamato in causa qualche volta, possiamo dire così, Lorenzo, nel corso di questa partita. Le sue parate sono state decisamente importanti per il CGC Viareggio. E ci prova Santeramo, personalità mi viene da dire, Lorenzo. Santeramo, autore di un errore in occasione del primo gol, ora vuole certamente andare, rifarsi, vuole rifarsi dopo quanto è successo in occasione del gol di Muglia a quota 8-17. Siamo ora invece a quota 22-13. Luca Santeramo contro Gomez, la parata col casco di Gomez, ma si dovrà ripetere perché il portiere si è mosso ed è uscito. Mi sembra tanto d'accordo il portiere con la decisione dell'arbitro, nonostante l'irregolarità, grandissima parata, c'è da dirlo ancora una volta. Avete visto qui il replay, si dovrà però ribattere, c'è stato anche il warning da parte del direttore di gara Joseph Silecchia di Giovinazzo. Santeramo riceve istruzioni da Valerio Antezza, magari dopo la battuta non so se Stefano è riuscito a captare quale sia stata l'indicazione l'indicazione data da Valerio Antezza. Andiamo in cronaca diretta con Santeramo, attenzione, c'è il gol del Roller Matera che sblocca il proprio tabellino a quota 22 minuti e 18 secondi di gioco. Luca Santeramo porta il Roller Matera sul 4-1 e riporta la formazione lucana a quota a meno 3 rispetto al CGC Viareggio. Qui vedete le ragazze della formazione femminile che ha scelto di essere presente qui prima della gara, della propria gara che si giocherà alle ore 18 contro il Valdagno. Fallo commesso da Santeramo su Danna, punizione per il CGC Viareggio, 3 falli di squadra a testa. Avevamo detto all'inizio che forse il tema dei falli potesse essere un tema da osservare. Ora sembra una cosa molto più importante, sì, per come è stata messa la partita. Ora vediamo un po' come si muoveranno le due squadre, 3-3, quindi comunque due squadre che fino a questo momento comunque la questione falli l'hanno gestita abbastanza bene. Sì, alla fine in realtà solo 3 falli per squadra, sono ancora molto pochi, diciamo. E per quanto riguarda il gol, volevo sapere se Stefano aveva qualcosa da dirci, magari aveva captato qualcosa dall'allenatore. No, se mi sentite, perché doveva tirare Bigatti, ma Santeramo la voleva proprio tirare, poi aveva chiesto a Valerio dove la tiro, lui dice alta, da una punta, come anche Santeramo è stato nella sua carriera un gran gol, però devo dire, finisco il discorso di prima che avevo iniziato, e il Matera, questo 4-0 parziale che pochi minuti fa, insomma, era un po' bugiardo perché ha fatto diverse conclusioni in attacco, ma Gomez veramente si sta superando e veramente, oltre a sposare il progetto, è sceso di categoria proprio per portare il CGC ai massimi livelli e lo sta dimostrando assolutamente a voi la linea. Protagonisti i portieri in questi due giorni, quando ci sono gare secche, i singoli emergono e un ruolo delicato come quello del portiere nella buona e nella cattiva emerge. Fondamentale, assolutamente. Qui Gomez sta dimostrando una grandissima solidità che permette al Viareggio in questo caso di avere 3 gol di distacco. Cioè, fondamentalmente è grazie alle grandissime parate del portiere. Sì, la difesa sta facendo un ottimo lavoro, ma sono arrivati degli ottimi tiri, c'era a dirlo. Come Alex Raffaelli ha la sua competizione preferita, la Coppa Italia, possiamo dire così, dato che ha realizzato ben 12 gol in Coppa Italia sui 13 complessivi della sua stagione, non scherza nemmeno Luca Santeramo, anche per lui 12esimo sigillo in Coppa Italia su 16 complessivi in stagione, 4 li ha realizzati nel campionato di Serie A 2. Proprio l'autore del gol del Roller Matera in possesso della pallina, però attende più del dovuto, attenzione però a Puccinelli che trova il gol del 5-1, il gol del CGC Viareggio e il
numero 5 va proprio a esultare sotto i propri tifosi, quinto gol in Coppa Italia, quindicesimo per lui in stagione. Qui un errore però. Ingenuità del Matera, lo vediamo, che lascia la pallina lì perché finiti i secondi di disposizione, sfruttata al massimo dal CGC Viareggio. Puccinelli che come Rosi arriva alla terza rete personale contro il Matera. Tra campionato e oggi, diciamo. Tra la partita di campionato che citavi, dove ha realizzato una doppietta. Qui avete visto proprio l'infrazione dei 10 secondi, non siamo riusciti a raccontarvela. Raffaelli subito ha colto l'occasione, ha immediatamente servito Puccinelli. Intelligentissimo Raffaelli, e Puccinelli splendido sotto porta, la mette dentro e porta il Viareggio sul 5-1. Di nuovo 4 reti di scarto. Sirena della fine del primo tempo, il risultato qui al Palaforte di Forte dei Marmi vede il CGC Viareggio dell'inquadrato Nicolò Puccinelli in vantaggio per 5-1. Tra pochi minuti torneremo qui in diretta. Prima di fermarci, Lorenzo, una valutazione su questa prima frazione. Come diceva Stefano, forse 4 gol possono sembrare tanti di scarto tra queste due formazioni, con lo ricordiamo il punteggio 5-1, come lo vedete proprio sotto di noi in grafica. È chiaro però che il CGC Viareggio ha avuto le occasioni e le ha sfruttate. Dall'altra parte c'è un signore che si chiama Gomez. C'è un signore che si chiama Gomez che ha salvato... Dall'altra parte, nel senso nell'altra metà campo, perché il roller Matera attacca ed è Gomez il portiere del CGC Viareggio. Certo, Gomez che sta davvero facendo una prestazione perfetta, quasi perfetta se non per quel gol lì, ma per il resto ha parato di tutto, ha parato tiri difficilissimi da lontano, da vicino, ha parato... uno contro uno contro il portiere, uno splendido CGC Viareggio anche grazie a Gomez, perché anche grazie alle splendidi gol, le intelligenze sfruttando sfruttando i momenti i momenti morti e i momenti di disattenzione del Matera, come l'ultima rete è un esempio eclatante. Scadono i 5 secondi, fischio dell'arbitro, il giocatore lascia la pallina lì, difesa che non rientra e Raffaelli, splendido passaggio, manda Puccinelli, si trova solo contro il portiere. Uno splendido Viareggio all'altezza delle aspettative, secondo me. Noi ci fermiamo per qualche istante, torneremo qui tra pochi minuti per raccontarvi il secondo tempo. Da Francesco Ferrari e Lorenzo Venè, a tra poco, perché a tra poco. Sarà il secondo tempo di Roller Matera, CGC Viareggio, finale della Coppa Italia di Serie 2, in diretta qui dal Palaforte di Forte dei Marmi.
mancano 13 secondi 8 decimi all'inizio del secondo tempo. Lorenzo viene al mio fianco. Eccoci. Questo punteggio, secondo te Lorenzo, che vediamo in sovraimpressione, abbiamo detto 5-1, punteggio pesante, punteggio però che ha rispecchiato una buona prestazione da parte del CGC Viareggio. Sfortunato il Matera in alcune situazioni, si è trovato di fronte a Gomez, qualche errore che abbiamo visto, qualche ingenuità da parte della formazione lucana. Da una parte e dall'altra, i primi 5 minuti secondo te possono essere fondamentali nell'indirizzare questa partita? Il CGC Viareggio forse seguirà quella che è stata l'indicazione del suo allenatore, che in realtà l'aveva dato sul punteggio di 3-0, se non ricordo male. Proprio Raffaele Biancucci ha detto: questo è il momento più importante, il momento di addormentare la partita. Forse i primi 5-10 minuti di questo secondo tempo possono diventare quel periodo, quello decisivo per far sì che la Coppa Italia di Serie A2 prenda definitivamente la direzione Viareggio. Sì, i primi minuti, i primi 5-10 minuti possono essere un ottimo indizio su come andrà a finire, come continueranno a giocare le due squadre. E sì, l'aveva detto sul 3-0 il mister del Viareggio, di addormentare la partita, nel senso di giocare con tranquillità, con calma, di continuare con questo andazzo, perché super positivo per quanto riguarda il risultato. 5-1, 4 gol di differenza sono tanti. Secondo me è un risultato giusto per come sta giocando il CGC Viareggio. Per quanto riguarda il Matera, invece, molto sfortunato, sì, in diverse occasioni. Il palo, la punizione di prima, poi nella seconda punizione di prima è riuscito il Matera a sbloccare la sua partita, e vediamo un attimo, insomma. Vedremo come andranno questi primi minuti. Piozzini, Santeramo, vediamo anche Gadaleta e Simone Bigatti, quattro giocatori di movimento del Roller Matera davanti a Josef e Lauzi. Dall'altra parte, con il numero 17, Gomez, il portiere del CGC Viareggio, Puccinelli, Danna, Muglia e Rosi. Questi i 10 giocatori presenti in pista nel match di questo oggi alle 15, lo ricordiamo, iniziata alle ore 15 qui al Palaforte di Forte dei Marmi, sfida valida, lo ricordiamo, per la finale della Coppa Italia di Serie 2 fra il Centro Giovani Calciatori Viareggio e il Roller Matera. Risultato parziale di 5-1, reti realizzate nel corso del match. Intanto attenzione a questa pallina deviata da Simone Bigatti sulla traversa, e il tiro era stato di Samuele Muglia. A proposito di marcatori e realizzatori, e due gol li ha realizzati proprio Samuele Muglia, uno Puccinelli, uno Raffaelli, l'altro Rosi. Intanto vediamo ancora Romeo Danna, che dopo che passi non riesce a trovare lo specchio della porta. Sfortunato il numero 11, capitano. Ripartenza però del Roller Matera con Piozzini, che prova a tirare ma si immola. Puccinelli dall'altra parte, Muglia da solo in mezzo a due, trova il gol del 6-1 a quota 1 minuto e 3 secondi. Tripletta ieri e oggi, splendido, in formissima Samuele Muglia. Era stato sfortunato il CGC Viareggio nell'azione precedente, in cui Muglia aveva fatto quella specie di cross verso il capitano e alla fine la deviazione del difensore del Matera, poi un'altra esecuzione sempre del capitano del CGC, e adesso abbiamo appena rivisto, rivediamo adesso la rete di Muglia. Arrivata nell'istante di un cambio, l'avete proprio visto in questa inquadratura con l'ingresso di Ferrara, e stava entrando proprio il numero 33, nel mentre la pallina servita, un cioccolatino per Samuele Muglia. Tripletta ieri, tripletta oggi, 61 in stagione, un giocatore che vede la porta decisamente, il numero 9 in forza al CGC Viareggio. Adesso la pallina, come vedete, è già dall'altra parte con Gadaleta, che ha provato il tiro, la trattiene Gomez, portiere del CGC Viareggio. Attenzione a questa conclusione di Gadaleta. Ferrara all'indietro ancora per Gadaleta, 37 secondi a disposizione per il Roller Matera. Santeramo dalla distanza, il tiro viene respinto, Piozzini la raccoglie e riesce a riconquistarla e servire la pallina ai suoi. Ferrara, Gadaleta per Piozzini, Piozzini che prova il tiro dietro porta, il
giocatore con la casacca numero 3 trova il numero 33, Ferrara, che dicevamo, giocatore con personalità e giocatore che, lo ricordiamo, si è guadagnato il tiro di rigore che ha poi portato al gol del Matera. Quindi giocatore che è stato protagonista, beh, poi comportato anche al cartellino blu mostrato a Danna. Intanto Piozzini all'indietro ancora per Gadaleta. Gadaleta cerca di allontanare la pallina, colpisce Danna e Chelsea sta monitorando la situazione. Deve stare attento però il roller Matera. Mi sembrava una chiara staccata sul pattino, sicuramente involontario, però qua non possiamo riprenderla. Poi non l'abbiamo vista, anche perché c'era comunque l'arbitro Chelsea che aveva, secondo me, la visuale libera, probabilmente ha scelto di non intervenire su questo aspetto. Ferrara, c'è Muglia a contrastarlo, gli soffia la pallina il difensore Samuele Muglia. Dall'altra parte ancora il numero 9, la pallina resta in avanti e Santeramo a controllare. 22 minuti e 20 secondi alla conclusione di questa finale della Coppa Italia di Serie A2. Dicevamo che i 5 minuti sarebbero potuti essere decisivi per capire il definitivo andamento della partita. Il gol di Muglia, il terzo per lui in questa partita, è un ottimo suggerimento, potrebbe essere un suggerimento. Vediamo Raffaelli che celebra, gol del 7-1 di Alex Raffaelli. Sta funzionando tutto nel CGC Viareggio. Gol numero 7 per la formazione bianconera. Guardate qua, Raffaelli si accentra, la mette sotto all'angolino, la partenza dell'ex giocatore dello Scandiano, eccolo qua, sotto tiro la traversa. Perfetto, c'è poco da dire, un Raffaelli che questa sera segna la sua doppietta di Raffaelli. Sì, cambia il portiere adesso del Matera. È entrato Pigato al posto di Elauzi, poi andremo a bordo pista un attimo da Stefano. Anzi, Stefano, hai qualche novità da dirci anche proprio sul cambio di Valerio Antezza proprio sul portiere? No, beh, è utile ricordare che insomma non sta passando una buona settimana. Lauzi ha avuto dei problemi tutti dalla schiena, quindi era già un miracolo ieri che sia stato in porta e oggi ha sofferto tanto questo problema. È stato il secondo portiere, penso che era già preparato perché anche nell'intervallo era sofferente, era vicino a me. Quindi probabilmente questo è un cambio già risposto, però insomma vedo un po' di sconforto ovviamente per il Matera, che secondo me ha fatto anche un discreto primo tempo, poi il secondo tempo adesso è schiacciato completamente dalla Viareggio, ormai sull'onda dell'entusiasmo quella lì. Sì, adesso il Viareggio ha la partita completamente in pugno. È chiaro che, come diciamo sempre Lorenzo, le partite finiscono al 50° e qui mancano 20 minuti e 52. Questo punteggio però è decisamente chiaro. In questo sport bisogna far gol. Il CCC Viareggio, quando ha mirato la porta, ha fatto gol 7 volte e Lauzi ha provato a rispondere, cercare di fermare la squadra bianconera. Rimane a terra Liam Rosi dopo lo scontro con Luca Santeramo. Siamo uno scontro involontario, visto che c'è stato al centro della pista. Rivediamolo qui in questo caso. Ecco qui il replay. Resta a terra il numero 7 che si rialza. Ecco, in realtà stavamo guardando il replay, non ci siamo accorti del numero 7 che si è rialzato. E io però l'inquadratura, lui è giusta secondo me, perché sì, è meritata, comunque Gomez un'inquadratura se la merita, perché anche adesso sul punteggio di 7-1, in un momento dove magari puoi leggermente calare l'attenzione, sta continuando a ricevere e parare di tutto, c'è da dirlo. Tiri da lontano, da vicino, sempre presente Gomez in questi minuti. E un Viareggio che sin dall'inizio è sembrato, fino all'inizio del secondo tempo, è sembrato molto più aggressivo a livello difensivo e ha sfruttato tutte le occasioni, quasi tutte quelle che ha avuto davanti.
Ancora un'intercettazione adesso di Muglia, però preferisce arretrare evidentemente. Vediamo Muglia che gestisce questa pallina con Alex Raffaelli. Abbiamo visto anche nel corso del primo tempo, Lorenzo, la sinergia che c'è fra Muglia e Raffaelli. Intanto vediamo il roller Matera ancora con Biozzini che cerca di arrivare dalle parti di Gomez, la respinta, non abbiamo visto se è stata di Gomez o di Raffaelli. Ancora Biozzini attaccato prima da Raffaelli poi da Rosi, riesce comunque a rifugiarsi dalle parti di Santeramo. Gadaleta, cambio in casa roller Matera, rientra Simone Bigatti, esce con il numero 33 Ferrara. Ora Gadaleta, ancora squadro alto del numero 70 Santeramo. Piozzini, Bigatti, buona giocata di Piozzini che prova a servire la pallina al 19 Gadaleta. Palla alta, però palla alta. Trova il gol, ma è palla alta da parte del numero 70, quindi rete annullata. Muglia già dall'altra parte, servito casualmente da Alex Raffaelli, casualmente prima, molto tra virgolette, perché... tra virgolette, sì, prima sottolineavi questa coppia che prima ha regalato due gol splendidi insieme, Alex Raffaelli insieme a Samuele Muglia, sempre a... trovano sempre insieme passaggi intelligentissimi che portano prima, nel caso di Raffaelli, un tiro al volo tecnicamente perfetto, che passaggio intelligente di Samuele Muglia, passaggio tecnicamente tiro perfetto di Raffaelli. Adesso intanto c'è l'intervento di Ciupiozzini, cartellino blu per Gomez, cartellino blu per Gomez che dice qualcosa a Piozzini, proteste di Danna, proteste anche di Gomez e Raffaelli. Raffaelli chiede al suo portiere di allontanarsi, anche se si Gomez per niente d'accordo evidentemente con la decisione, non saprei. Sì, abbiamo visto che il contatto c'è stato, l'impressione che comunque Corrado Piozzini abbia allargato, si è un po' allargata la gamba, abbia allargato, e... abbia allargato, quindi qui là adesso rivediamo, anche, sarebbe da rivedere un po', sarebbe questo... un po' da rivedere, esatto. Però è più una gamba che si allarga e va a cadere sul portiere. Noi abbiamo guardato la gamba, ecco, di rivediamo un attimo, Corrado Piozzini. Questo è lo scontro che c'è stato. La decisione ormai è stata presa. È stata presa, esatto, dai direttori di gara Joseph Silecchia e Alessandro Eccelsi. Gomez va in panca, puniti, pronto a esordire in questa partita Massimo Emiliano Torre, scusate. Numero e classe 94. E c'è un aspetto da sottolineare che citiamo tra poco, perché prima seguiamo il tiro diretto con Emiliano, il coro che sentite proprio dedicato a Torre che respinge il tiro diretto di Luca Santeramo. Emiliano Torre insieme a Samuele Pugli e Puccinelli sono i tre giocatori. Intanto Bigatti, ancora la parata di Torre, due interventi subito che hanno immediatamente provato la febbre i giocatori del roller Matera al portiere neo entrato. Intanto la respinta di Danna che ora si invola in contropiede, c'è Santeramo a chiudergli la linea verso la porta, difesa da Bigato, ora è Rosi marcato da Piozzini. Come dicevi, grande sostegno da parte del pubblico per il secondo portiere Emiliano Torre, giocatore cresciuto nel vivaio di Arezzino. L'arbitro Celsi invita Rosi a rialzarsi, ancora Piozzini che prova il tiro, la deviazione di Danne, la pallina che si impenna. Dicevamo, Muglia, Torre e Puccinelli gli unici tre presenti anche nell'ultima finale di Coppa Italia di Serie 2 giocata dal CGC Viareggio. Era il 25 aprile del 2021 quando la formazione viareggina perse
5-2 in finale contro l'Hockey Vercelli, doppietta di Mogliano e poi il gol di Motarano Brusa e Giorgio Maniero. Per quanto riguarda l'Hockey Vercelli, segnò una doppietta Muglia, strano che faccia gol Samuele Muglia, lo ha fatto anche in quell'occasione quando parlavamo comunque di CCC Viareggio come società importante per quanto riguarda l'hockey su pista a livello italiano. Non possiamo non citare lo scudetto vinto nella annata 2010-2011, stesso anno la vittoria anche della Coppa Italia, successo nella Supercoppa Italiana del 2013, 6 volte finalista scudetto, 5 volte finalista della Coppa Italia, quella di Serie A1, una finale di Coppa CERS nel 2016-2017. Siamo una società che ha sicuramente fatto tanto, ha una grande storia. Un roller materia che dicevamo però, società giovane, 2019 l'inizio del cuore pulsante, ha cominciato a battere forte il cuore del roller Matera in quell'annata, e tra poco ci sarà la finale femminile, una finale femminile dove il roller Matera è ai vertici e da tempo la serie di vittorie comincia a essere importante, perché il roller Matera ha vinto 2 Supercoppe italiane, uno scudetto e una Coppa Italia, sono 4 successi consecutivi per la formazione lucana. Non è da tutti vincere 4 trofei di fila, e ricordiamoci, il roller Matera è anche qualificata ai quarti di finale di Champions League, che giocherà dopo questa competizione. Sarebbero stati in programma in questo weekend, ma chiaramente per via della concomitanza della finale non si sono disputati, si disputerà nei prossimi giorni. Chiaramente grande merito alla società del Matera, che sta creando tantissimo a livello di prima squadra, a livello femminile, a livello delle giovanili, e su tutti i fronti è un grande merito, molto rispettoso, molto onorevole investire così tanto su tanti fronti. Anche perché il roller Matera, se non sono errati i miei conti, ma nell'eventualità posso sbagliarmi, però il roller Matera è la formazione con più tesserati nel campionato italiano per quanto riguarda il settore dell'hockey su pista, e anche questo è sicuramente un qualcosa da sottolineare, un bel tema, è una realtà che sta crescendo, sta continuando a crescere sia nel settore maschile sia per quanto riguarda il settore femminile. Avete visto inquadrate in precedenza anche Pamela Lapolla come capitana, lo dicevamo, capitana della squadra femminile, si allena ed ha fatto anche un gol in Coppa Italia di Serie A2 maschile, quindi una giocatrice importante. È stata ancora la parata di Torre sul tiro di Piozzini, la porta, la cercata, l'ha presa anche in più di una situazione. Antorosi, vediamo qualche problema qui. Sì, colpo subito evidentemente nell'ultima azione. Intanto c'è un time out chiamato dal roller Matera e da Valerio Antezza, andiamo a sentirlo. Ora giochiamo a 3 alti, ok, facciamo lo scivolo, Corrado sta qua davanti. Dopo lo scivolo Corrado viene in posizione qua a 9, diamo la palla, si gira, va, ok, oppure giochiamo in triangolazione. Sì, ma veloce sto cazzo di scivolo. Però qui dobbiamo accelerare, raga, cambiate il ritmo nella giocata, ok, arrivo qua, cambio ritmo, la vado a riprendere, Corrado esce, diamo la palla qui, ok, non c'è, proviamo dentro porta, palla su, subito 2, aumentate. Oh, come arriva la palla su? Come arriva la palla su? Questo deve tagliare subito, proviamola su. Quando mettiamo 2, Corrado sempre sul dischetto del rigore, diga davanti al portiere, ok? Vai, Luca, dai, oh! Adesso sentiamo anche da Stefano Zamparini se ci sono eventualmente novità, puoi farmi pure un cenno se ci siano meno novità. Stefano, a te la linea. No, pochissime novità, ovviamente il risultato ora è decisamente più largo a favore del CC, io da qui sento veramente un grande tifo del Viareggio, come leggermente mi ricordo i vecchi tempi, anche se ovviamente stiamo parlando di altri numeri, però penso che si sente proprio il colore del popolo bianconero che ha corso in gran numero qui nella vicina Forte dei Mammi. A voi la linea. La riconquista ora Danna dopo il passaggio di Puccinelli, ancora Danna prova il tiro, la respinta di Pigato, ancora Piozzini a cercare di gestire il possesso della pallina, Bigatti, Piozzini,
vediamo con il numero 74 Monticelli e Santeramo, e questi quattro giocatori di movimento davanti al portiere Simone Pigato, dall'altra parte Emiliano Torre, l'estremo difensore, davanti a lui ci sono Puccinelli, Danna, Raffaelli e Muglia. Intanto la pallina che esce, Danna che la riconquista, 42 secondi a disposizione del CGC Viareggio. Emiliano Torre che resta in campo anche dopo il time out, evidentemente rimarrà così la formazione fino alla fine della partita. Sì, esatto, entrambe le squadre hanno cambiato i rispettivi portieri. Vediamo Gomez che resta comunque in piedi a osservare la sfida dalla panchina, dalla distanza, attenzione il tiro di Puccinelli, la respinta di Pigato, ora è Muglia all'indietro per Danna. Puccinelli per Muglia, Santeramo la riconquista, numero 2 della formazione del roller Matera, Pigatti, Monticelli, ancora l'asse tra i due giocatori che se non erro sono entrambi lodigiani. Muglia, Danna, ancora Raffaelli, va via Simone Pigatti, Danna ancora. Adesso in questa fase il CGC Viareggio sta cercando comunque di far circolare la pallina, adesso forse le squadre giocano anche un po' più di più, forse Lorenzo con la mente un po' più libera. Sì, mente un po' più libera, i giocatori del Viareggio sicuramente stanno facendo circolare la pallina, del possesso palla che è comodo per rallentare un attimo, anche sfruttare per riposare un attimo, nonostante questa conclusione di Puccinelli quasi da terra. Appunto, un possesso palla che mira sì a riposare, sì a stancare il Matera negli inseguimenti, ma sì anche eventualmente a creare occasioni da gol. Non mi sembra che si vogliano accontentare comunque del 7-1. Infatti anche su questo tema l'obiettivo comunque è continuare a giocare la partita, far circolare la pallina e cercare di ridurre. Intanto ancora Muglia atterrato, tiro di rigore fischiato dall'arbitro Silecchia. Rivediamo il... C'era un tentativo di alza e schiaccia, ma poi fermato da diversi difensori. Qui, come è stato confermato il replay, ecco, vediamo in questo momento il proprio lo dal scontro, portiere, forse. Lo scontro di gioco che ha portato al tiro di rigore di Muglia. Qualche protesta abbiamo visto da parte di Monticelli verso l'arbitro Silecchia. Coppia arbitrale importante quella che abbiamo visto oggi per questa finale. Alessandro Cesi non lo scopriamo di certo noi, no, certamente neanche Joseph Silecchia di Giovinazzo, quindi due arbitri di spessore e personalità per la finale di Coppa Italia di Serie 2. Il tiro di Muglia, gol numero 4 per lui in questa partita, la rete numero 62 in Coppa Italia, 62 in stagione, la 30ª in Coppa Italia, quindi varca quota 30 anche in Coppa Italia Samuele Muglia, stagione da 62 reti. Stagione inutile dirlo, clamorosa. È difficile trovare giocatori che abbiano fatto più gol, va bene che sono due competizioni, però è difficile, però è difficile assolutamente, un risultato difficile da eguagliare questo numero. Ecco, vediamo Danna è entrata in pista con il numero 76 in casa Viareggio, Andrea Balistreri. Ora è ancora il Matera con Piozzini, Ferrara, Santeramo. Ecco, nella giornata di ieri lo citavamo, Michele Ferraro, uno dei giocatori più interessanti per quanto riguarda il roller Matera, diciamo anche Lorenzo, ma quando c'è la personalità, che questa la personalità in un giocatore secondo te circa quando può emergere? Perché di solito uno dice, di solito la personalità o ce l'hai o non ce l'hai, in alcuni casi però la coltivi. Sì, è una cosa che come tutte la si può allenare, la si può migliorare a forza di giocare ovviamente, e a forza di giocare partite contro squadre di fisico, di mentalità, di tecnica.
E o ce l'hai o non ce l'hai è un discorso che vale o non vale, insomma, cioè, dipende un po' dalle partite che fai e in quanto precocemente le fai sicuramente. Intanto vediamo ancora Raffaelli che cerca di involarsi verso la porta di Pigato, arriva la respinta della difesa, dall'altra parte ancora Ferrara a cercare il tiro, Raffaelli la raccoglie, intanto il coro dei tifosi del CGC Viareggio a continuare a supportare la squadra di Regina che ha in mano la Coppa Italia di Serie A2, 10 minuti al termine, però il vantaggio di 7 gol sembra essere decisamente rassicurante, come dicevamo e sottolineavamo nel mondo dell'hockey nulla è impossibile, però 10 minuti esatti alla fine, 7 gol sono veramente tanti, fino a questo momento dovrebbe esserci un crollo pesante da parte del Viareggio. Andiamo a sentire il time out di Raffaele Biancucci. Gli altri 2 minuti, siamo fermi. C'è Davide, occhio in difesa. Davide, dai. Davide, occhio anche più grande. Se Pionzini viene su, se Pionzini viene su e ci copre il passaggio. Cazzo, che non fosse, va ancora un blocco e si libera tutta la diagonale, ok? Ma non facciamo fallo. In questi ultimi 2 minuti abbiamo fatto su e giù e siamo andati in 3 avanti. Non dobbiamo andare in 3 avanti mai, per nessun motivo. 2, voi 2. Sì, fase difensiva, ok? Fase difensiva, solo quello interessa. Schema di Napoli, ricordiamoci, dai, su. Posta 1, Quindi indicazioni chiare per quanto riguarda balistrieri e palla. Difesa, eccolo qui il numero 95, entrato in pista proprio in questo momento, fa il suo esordio nel match. Tenere alta l'intensità in questo momento per il CGC Viareggio può anche essere un allenamento in vista, secondo te Lorenzo, delle prossime sfide che impegneranno la formazione viareggina? Ricordiamo Viareggio che è al comando del girone B del campionato di Serie A2, unica squadra ancora imbattuta nel campionato di Serie A2, lo ricordiamo, CGC Viareggio che ha conquistato la per il fino a questo momento. Fate attenzione a questo intervento, c'è il fischio da parte del di Accesi, infatti non è tiro di rigore, infatti abbiamo aspettato un attimo prima di esporci a riguardo, prima che viaggia. Dicevamo mantenere l'intensità, sì, può essere un allenamento, diciamo, in vista delle prossime sfide, ma è anche un prendere con serietà e non prendere sotto gamba anche un risultato che a meno di 10 minuti alla fine è sull'8-1, è un mantenerla e comunque tenere in considerazione che il Matera vuole tutt'altro che rinunciare a questo risultato nonostante questo punteggio. È entrato in pista Simone Rondinone in casa Roller Matera, fa il suo esordio in questa competizione, in questa partita il numero 5. Piazzini cerca di incrociare questo tiro, non lo trova però allo specchio della porta, Rondinone ancora per Piazzini, questa volta proprio una conclusione passa verso terra, il gambale di Torre a rispondere, ancora Raffaelli cerca la girata, la pallina resta lì, prova Balistreri a piazzarla in rete, nulla da fare. Dicevamo in campionato CGC Viareggio che ha conquistato 28 punti in 10 partite, 9 vittorie e un pareggio. Piazzini arriva a concludere, pallina alta sopra la traversa, 68 gol fatti in 10 partite, 17 subiti. 68 gol fatti in 10 partite, la media non è difficile da fare, sono quasi 7 gol a partita per la squadra allenata da Raffaele Biancucci. Non è facile mantenere questa media assolutamente e c'è da sottolineare invece che il Roller Matera invece si trova al quinto posto, anche lei a quota 10 partite giocate, 45 gol fatti e 37 subiti.
Sì, entrambe hanno da recuperare la partita contro il Sarzana. E sì, per quanto riguarda il Viareggio, miglior attacco e miglior difesa d'Italia a livello di A2. Sicuramente numeri non da poco, assolutamente. Sì, esatto, perché il CGC Viareggio ha subito solamente 17 reti, la seconda difesa di tutta la Serie A2, ricordiamo, due gironi. Tanto traversa piena di Raffaelli, molto sfortunato. Intanto vediamo che la riconquista ancora Raffaelli, prova a girarsi per Muglia, c'è il tentativo di deviazione da parte di Palla che però non riesce ad arrivare verso la rete. Eccolo qui, vediamo la giocata di Alex Raffaelli, poi il passaggio di Samuele Muglia, ha trovato poi l'opposizione dell'estremo difensore Simone Pigato. Quando hai 14 gol subiti in meno rispetto alla seconda formazione del tuo girone, che è la rotellistica Camaiore, beh, vuol dire già questo vuol dire tanto. E i gol segnati 68, anche in questo caso miglior attacco del campionato, sarebbe però riduttivo secondo me parlare solamente di Samuele Muglia, così come secondo me sarebbe riduttivo parlare del roller Matera e condurlo solamente ai gol di Corrado Piozzini. In entrambe le squadre c'è un apparato che gira, c'è una squadra, che c'è un allenatore, anche ci sono degli allenatori che lavorano. Secondo me ridurre semplicemente a un singolo, no, io sono sempre dell'idea che sia sbagliato. Negli sport di squadra assolutamente, sport come questo fondamentale, fondamentale il ruolo di tutti i giocatori, da quelli di movimento al portiere. Lo abbiamo visto oggi quanto è fondamentale il ruolo del portiere, ce lo ha dimostrato Pablo Gomez e sì, gli allenatori, che assolutamente entrambi quelli di queste due squadre stanno tirando fuori assolutamente il meglio, l'abbiamo visto senz'altro nelle partite di queste giornate. Intanto l'esecuzione ancora di Palla, lo mandano spesso davanti alla porta in cerca di fare dei rimpalli, di rispondere a dei rimpalli. Intanto vediamo al vertice basso dell'area, si ripagna tra poco il gioco, c'è un cambio in casa Viareggio, è entrato in pista, se abbiamo visto bene, con la casacca numero 4 Gioele Falaschi. Ora è Rondinone che cade a terra dopo il confronto con Falaschi, duello fra i due giocatori entrati in pista nel corso degli ultimi minuti di gara. Per Falaschi è, se non sbaglio, l'esordio in questa partita. Eravamo inquadrato di spalle con Monticelli, che ora è pronto a battere una punizione, poi cede subito, sembrava aver ceduto l'onere a Santeramo, serve la pallina, il numero 74 a rimettere in gioco la sfera, Francesco Monticelli, classe 2003, protagonista di una tripletta nell'ultimo match vinto dal Roller Matera in campionato contro il Prato. Attenzione a Falaschi che arriva direttamente in porta, c'è Corrado Piozzini che prova a superare Torre, non riesce, però si allunga la pallina il numero 3, nessuna conseguenza per Pigato dopo lo scontro con Falaschi, tutti e due i giocatori sono in posizione pronti a giocare. Ecco qui Monticelli che prova la conclusione, tripletta per lui nell'ultimo match con il Prato, altri due gol, 5 reti in totale in Coppa Italia, 3 doppiette contro il Salerno, 2 contro il Campolongo Salerno e una contro il Castiglione, una rete realizzata sempre contro il Prato. Ora è Palla ad appoggiare a Muglia, Falaschi, Rondinone la riconquista, Piozzini, 4 minuti al termine del match, Corrado Piozzini cerca, lancia e schiaccia, una bella azione personale quella di Corrado Piozzini, che ha questo duello con la porta del CGC Viareggio, non vuole darsi per vinto il gol, Corrado Piozzini lo vuole cercare a tutti i costi. Guardate anche la gara che ci sta mettendo nel cercare la pallina il giocatore, l'attaccante del Roller Matera. Sì, conclusione potentissima, purtroppo per lui non c'entra la porta, intanto qui si sbizzarrisce Muglia, alza e schiaccia, in risposta ad alza e schiacciare il Matera, clamoroso da dietro la porta, alza e elegantissimo come sempre Samuele Muglia. Gol numero
4 per lui in... numero 5 questa sera. 5, scusate, non passi i conti, chiedo. Abbiamo perso il cuore. Quindi Muglia ancora protagonista in questa partita, il giocatore classe 1992, avete visto il replay, eccolo qui, dalla postazione, dalla panchina, dalla postazione bassa, festa anche con i ragazzi del settore giovanile. Bello anche questo occhiolino che ha dato proprio a uno dei tifosi più giovani del Viareggio, e già questo, anche questo legame che si crea tra i giocatori, ma anche se in alcuni casi si è allenatori, c'è questo legame che si crea con i più giovani, è bello che si crea anche un senso d'appartenenza. Tu conosci una realtà sportiva, ecco Lorenzo, che è quella di Sarzana, anche in questo aspetto mi può insegnare, che può aiutare molto questo aspetto per cercare di cementare sempre più. Intanto il gol numero 10 di gol di palla in questa, il primo di questa partita, e qui il primo piano si emoziona il giocatore con la maglia numero 95, il primo piano della telecamera di Nicola Ambrosini può raccogliere al meglio l'emozione del giocatore. Eccolo qui, gol del 10-1 per il CCC Viareggio, con palla che la mette alle spalle di Simone Pigato, e dicevamo, intanto in panchina c'è già chi sta provando chi sta saltando. Sì, ovviamente grande festa per il popolo viareggino, difficile non sentirlo in questo frangente sugli spalti. Proviamo ad ascoltarlo anche. Sentiamo l'entusiasmo proprio alla nostra destra, ci sono i tifosi viareggini con Falaschi, intanto che vedete che prova la conclusione, doppia parata da parte di Muglia. Muglia, ma bella parata di Simone Pigato, sì, che ha fatto il suo nel corso del secondo tempo, lo ricordiamo, è entrato a gara in corso al posto di Joseph Elauzi. Dopo magari con Nicola Ambrosini chiederemo più tardi di inquadrare anche i tifosi del Viareggio che sono alla destra della nostra postazione. Rondinone, Balistreri a cercare di riconquistare la pallina, la sfera arriva proprio al numero 76, non si intende bene con Muglia. Monticelli pronto a servire la pallina in orizzontale per Gadaleta. Ancora Monticelli cerca l'alza schiaccia, pallina che termina fuori dallo specchio della porta. Qualche spottò anche chiaramente legata alle rivalità che ci sono col Forte dei Marmi, con il Forte dei Marmi qui, i tifosi del Viareggio con i loro cori, chiaro, il colore tipico, sfottò tipico, chiaramente la tifoseria ci sta, giusto, si... giusto che ci sia, ovviamente. Vediamo, un minuto e mezzo intanto alla fine, è uscito Rondinone e vediamo chi è entrato in casa Roller Matera, che fa il suo esordio nel match, se ho visto bene è il numero 10 Matera, Matteo Matera con la casacca numero 10, che va a cercare di marcare Balistreri. Falaschi in mezzo per Balistreri, conclusione sul primo palo chiuso da Simone Pigato. Ora Balistreri all'indietro a cercare Danna, tra poco ci saranno le premiazioni. 69 secondi alla fine della partita, ci hanno poi le premiazioni a premiare, tra poco vi indicheremo anche. Sembra che siano soddisfatti così i giocatori delle due squadre a meno di un minuto della partita. E qui vedete una panoramica. Però l'arbitro che però non... Qua intanto una panoramica dei tifosi del Viareggio. Sì, dicevo, giocatori che si accontentano del risultato per quel che è possibile, sia del Matera che del Viareggio. Mezzo minuto al termine, qui come dicevi
calorosissimo pubblico Via Regina, che sta esultando per il successo numero uno nella Coppa Italia di Serie 2, una vittoria nella stagione 2010-2011 nella Coppa Italia di Serie 1 per il CGC Viareggio, in una stagione che consegnò anche lo scudetto alla formazione Viareggina. 4 secondi, 3 secondi, alle braccia al cielo Romeo Danna, capitano del CGC Viareggio, che va a salutare e festeggiare insieme ai propri compagni. Ed è festa in casa CGC Viareggio. Comunque vada, il punteggio parla chiaro. Andiamo subito con Stefano Zamperino a bordo pista. Qui con Raffaele, insomma, una prima tappa di questo bellissimo percorso da te con il CGC da 13 mesi. Questa scelta da un'ottima avventura in Francia, deciso di andare a CGC oggi, la prima tappa, per la seconda e ultima tappa aspettiamo qualche settimana. Sì, sì, è un'emozione grossa, soprattutto perché tutta quella gente lì oggi era qui per noi e è stato veramente molto bello. Ripaga di tutti i sacrifici, di tutte le cose, e la scelta direi che è stata decisamente ottima. Diciamo che ieri c'era un po' di ruggine, c'era un po' di ruggine sul CGC, però oggi abbiamo visto il vero CGC, se abbiamo modo di vedere. Ieri abbiamo incontrato una squadra ostica, l'avevo detto, se ascoltate la mia intervista ho raccontato la partita prima che succedesse, perché sono quelle partite che se ti si mettono in quel modo lì diventa complicato, e credo che abbiamo dimostrato di essere grande squadra in quella situazione a ribaltare il risultato. E oggi però abbiamo visto un bel CGC, forse CGC che è in testa per tutta la stagione, non è sempre andata così, però penso che oggi sia in difesa sia in attacco, sì, è andata molto bene. Sì, è già 3-4 partite che stiamo, sì, facendo molto bene, e questo è il centro che volevo, e questo è il centro che spero che ci sarà di qui alla fine. Adesso ovviamente tutta Viareggio la pressione sarà quell'obiettivo, ritornare dove forse sicuramente questa età ha bisogno di essere, dove l'anno scorso un po' di sfortuna, un po' di tante cose, però penso che sia l'obiettivo principale per tutti. Assolutamente, era il primo obiettivo della stagione. È venuto questo, benissimo, ma il primo obiettivo resta quello. Complimenti e buona festa a te e a tutto il CGC. A voi la linea. Allora, riepiloghiamo i marcatori. In casa CGC Viareggio, 5 gol per Samuele Muglia, 1 per Nicolò Puccinelli, Liam Rosi e Davide Palla, doppietta per Alex Raffaelli. A premiare saranno Paolo Centomo, consigliere federale, Laura Minuto, responsabile del settore femminile per quanto riguarda l'hockey su pista, e Francesco Minervini, presidente della Lega Italiana Hockey Pista e presidente anche del Giovinato, formazione che milita nel campionato di Serie A1. Vai Stefano. Primo tempo, devo fare complimenti a Gomez che ha parato tantissimo, noi abbiamo calato quando abbiamo sbagliato la punizione di prima, niente, solo questo, le devo dire grazie a tutti, la gente di Matera che si trova qua, che si trova a Matera, solo questo, grazie mille. Anche, sono tante belle cose, perché ieri grande partita, è una stagione veramente buona per voi. Di conferma in una Serie 2 di questo tipo di genere qua? Sì, penso che ieri abbiamo fatto una bella partita, abbiamo saputo gestire, però non abbiamo stancato un po', e oggi penso che sappiamo che è un momento. Corrado, comunque complimenti Corrado, lasciamo la commozione ovviamente anche Corrado per tutto quello che abbiamo visto ieri, e non solo. A voi la linea. Quando vedi queste scene, però, io ammetto che vedi anche la passione dei giocatori. Un Corrado Piazzini deluso per il risultato, ma è un Corrado Piazzini appassionato che intanto andiamo da Stefano Zamperin con il protagonista. Sì, vi interrompo perché ovviamente sono qui con Mister 63, penso, gol stagionali.
5 gol oggi, ma oggi abbiamo visto un ottimo CC, non dico il migliore della stagione, però penso una delle migliori partite come gruppo difesa-attacco, penso sia questa una grande cosa, penso, per voi. Grandissima, grandissima. Oggi ho visto tutti i compagni della Rosa sacrificarsi per la squadra, e veramente buttarsi su ogni palla, e questo è il risultato, poi viene da solo, perché quando giochi così tutto è più facile. È normale che con le mie caratteristiche dopo posso, mi si apre il campo, posso segnare, però è grazie a questi ragazzi che mi proteggono un po' di più in difesa, mi lasciano un po' più di campo libero davanti. Però oggi veramente è una partita clamorosa, e loro forse hanno un po' perso il lume e noi siamo stati bravissimi, quindi belli compatti, grandissima squadra davanti a un pubblico spettacolare. Dicevo al mister, prima tappa conclusa, c'è una seconda. Ovviamente la pressione su quella, ovviamente non vuoi darvi pressione ulteriore, però penso sia quello l'obiettivo finale. Ma con la pressione abbiamo imparato a conviverci, adesso c'è l'obiettivo primario, che è quello più importante. Questa era solo una piccola tappa e ora 2-3 giorni di riposo, spero, al mister, e poi dopo grande obiettivo da raggiungere, che è la promozione a tutti i costi, perché questo pubblico, questa maglia, questa città merita di stare in A1 e di competere a grandi livelli. Complimenti, complimenti al tuo Cici. Penso che tra poco c'è anche la premiazione, quindi mi stai battendo col numero di interviste, però ti lascio la linea, però continua. La gara tra me e te è appena partita, caro Stefano, quindi non... Quindi per il momento voglio batterti, intanto vediamo il ruolo di Matera che esce tra gli applausi. Io vorrei tornare con te, Lorenzo, sul tema e sul pianto di Corrado Piazzini, sull'emozione di Corrado Piazzini. Un roller Matera che ha dimostrato comunque di tenerci fino all'ultimo, di giocare fino all'ultimo. Il risultato è quello che abbiamo visto, ma è una società che sta lavorando, una società che ha costruito, che sta costruendo, e forse il fatto che stia costruendo, che stai costruendo, che stai creando qualcosa di solido non solo con l'ambiente ma anche con i tuoi giocatori, forse quella reazione, una sconfitta, porta, sono anche frutti di tutto questo. Sì, reazione di Piazzini, che è emblema, risultato meritato dei vincitori, ma per quanto riguarda Piazzini, emblema della squadra che è scesa in pista stasera, emblema della società e della squadra anche che scenderà oggi pomeriggio, e di una società appunto che sta combattendo su più fronti e sta ottenendo risultati incredibili, e questo grazie alla passione, la passione che è alla base dello sport, assolutamente. C'è da sempre da sottolineare, c'è un detto che diceva ci sono certe emozioni che hanno vissuto, e poi dopo è chiaro che una sconfitta è un'emozione chiaramente negativa e non è sempre bello viverla, però il roller Matera può dire che in finale ci è arrivato. Il roller, certo, Matera non è capitato in finale per caso, ha vinto anche lei il suo girone, come l'ha vinto CCC Viareggio e come l'hanno vinto l'Amatori Modena e il roller Bassano. Hanno portato a termine un percorso molto difficile in una fase, nella prima fase della stagione, dove tutto è un rodaggio, dove c'è tutto un rodaggio, dove è molto difficile anche trovare gli schemi giusti fin da subito ed essere competitivi e vincenti fin da subito. Certo, il Matera per arrivare qui ha vinto il suo girone, onore al merito, ha vinto la semifinale contro il Modena ai supplementari, una grande partita combattutissima, una squadra che ha vinto tante partite per arrivare qui, e secondo posto da dire è meritato. Poi si è trovata contro un Viareggio che punta a competere in A1, e la partita è stata quello che è stata, un primo tempo in cui hanno combattuto, sono stati molto aggressivi, e un secondo tempo in cui il Viareggio è riuscito a dilagare e portarsi sul 10-1. Ed è pronto Paolo Centomo a consegnare la Coppa a Romeo Danna, il capitano del CCC Viareggio. La consegna in questo momento, e ora è il momento per il CCC Viareggio di alzare la Coppa Italia di Serie A2. Festeggia la formazione bianconera per la prima vittoria della Coppa Italia di Serie A2. Una vittoria di gruppo, questa è la foto che riassume tutto, la Coppa Alta e tutti gli staff, giocatori, allenatori abbracciati. Una grande vittoria di una grande squadra unita dal primo all'ultimo minuto di questa competizione per quanto riguarda le giornate
di finale di Coppa Italia. In finale sono riusciti a giocare, a entrare tutti i giocatori del Viareggio. Intanto vediamo, vediamo con la foto di squadra, hai visto quanti bambini che c'erano, qualcuno anche proprio sulle spalle del papà per far vedere. Qui intanto vi vedete proprio i giocatori del CGC Viareggio che stanno festeggiando con tanto di medaglia al collo. Gomez con la maglia al contrario, con il numero 17, e Stefano Zamperin vuole provare a raccogliere qualche altro esponente della formazione toscana. E qui sotto i tifosi del CGC Viareggio, Romeo Danna presenta la nuova arrivata. Gradito, secondo molto me molto gradito. Secondo me direi proprio di sì, un grande trofeo meritato da una squadra che in tutte le competizioni in cui sta giocando sta riuscendo a ottenere risultati. Capitano del CGC Viareggio, Romeo Danna. CGC, le tue emozioni, Romeo? Come Samuele avete sposato questo grande progetto del CGC, prima tappa completata davanti a questo pubblico, c'è la seconda ovviamente, però penso che è una gran bella tappa. Sì, abbiamo fatto una partita straordinaria oggi, abbiamo veramente dato il massimo dal primo all'ultimo, sono veramente contento. Mi mancano le parole perché per me è un trofeo importantissimo come per tutta la squadra. E ne avevo fatte tante di finali, ma le avevo perse quasi tutte, quindi oggi si gode da morire e stasera ancora di più. Però ieri ti abbiamo visto anche la partita difficile con la Roller Bassano, che hai tirato, hai cercato di muovere i tuoi nei time out, ci tenevi tanto, ci ritenevate tanto, non solo oggi, ma tutta la stagione ti abbiamo visto davvero focalizzato su quell'obiettivo, la Serie 1. Sì, sai, noi abbiamo, io, Samu, Pablo, tutti i giocatori diciamo un po' più esperti, abbiamo affrontato questo percorso per tornare in Serie 1. E naturalmente è un percorso, quindi ci sono tappe, noi cerchiamo sempre di dare il nostro contributo a ogni allenamento e ogni partita, e i frutti stanno venendo, sono contentissimo. Faccio complimenti alla mia squadra perché oggi è stata spettacolare, è stato veramente bellissimo giocare e vincere questa Coppa, non ho parole. E si sente la tua emozione, Romeo, in bocca al lupo per la fine di stagione. Grazie mille. E buona festa tutto al centro giovani calciatori, sperando sempre di vederlo in Serie 1. Ringrazio a tutti, ci sentiamo tra qua un'oretta, parole a voi per la fine di questa bella finale Coppa Serie 2. Bellissima questa immagine che ci ha regalato Nicola Ambrosini con la sua telecamera, una nuova alzata di Coppa. Abbiamo visto anche un'altra immagine molto bella, l'abbraccio fra Raffaele Biancucci e Mariella Perai, presidentessa del Roller Matera, che ha fatto i complimenti al tecnico del CGC Viareggio per questa vittoria. Noi facciamo i complimenti a tutte e due le squadre, perché i complimenti chiaramente per la vittoria meritatissima del CGC Viareggio, complimenti al Roller Matera per essere arrivato qui e aver giocato questa finale, complimenti anche a questo ragazzo con la maglia numero 17 che qualche pallina ha preso soprattutto nel primo tempo, come diceva secondo me giustamente Piozzini, nel primo tempo il Roller Matera ci ha provato, ha fatto molti tiri e Gomez ha spianato la strada per il successo del CGC. Complimenti sì a entrambe le squadre, al Matera per essere arrivato qui, per quanto riguarda il Viareggio complimenti sì a Gomez, grandissima prestazione oggi dopo ieri, e anche a chi lo ha sostituito, quindi Emiliano Torre, ma anche le riserve che hanno avuto modo di giocare oggi. Emiliano Torre che è riuscito a chiudere la partita e a mantenere il risultato senza subire altri gol. Grazie a Lorenzo Fenè per essere stato qui con me. Grazie a te, grazie a tutti per averci seguito. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Tra pochissimo torniamo in diretta per la finale delle ore 18, Coppa Italia femminile, Roller Matera, Hockey Club Valdagno.